Casini prova Rubaglia, la Casini è molto bravo ad aprire per Poser che va fino in fondo contro Datome, lo scarico poi per Aaron Jones con una specie di movimento Djordjevic. Shields sfrutta il blocco di Melli, si accoppia contro di lui, kill l'hesitation di Shavon Shields che poi spara buttandosi indietro il capitano di questa Nutribullet Casarin senza paura, ancora da tre punti, ancora Davide Casarin. Paul va sotto da Pippo Ricci che poi blocca in maniera granitica per liberare il ciaccio che non si fa pregare, spara da tre e segna. Dell'azione viene stoppato dalla difesa di Milano, credo, da Mitoglu che poi prende anche il pallone e schiaccia senza pietà. Seconda palla persa per Milano, 7 invece ne ha persa la Nutribullet, ancora lo step back per creare separazione di Giordano Bortolani. Ve lo dico, questo è un fenomeno, ma credo che l'abbiate già capito. Si apre chiaramente la linea di passaggio per Chillo che però sbaglia, rimbalzo, lotta e conquista e alla fine segna il numero 7 Enrico Vettori. In modo tale che poi si liberano gli spazi per i tiratori, Milano ne ha parecchi, qui gran difesa anche di Alviti. Che poi va a inchiodare il più 39 per l'Olimpia e siamo convinti che prima o poi tornerà alla base visto il suo grandissimo talento. Parlo di talento e Gigi Datome contro Kai Lines che difende molto forte sul numero 34 e prodotto di Ole Miss University e qui ancora Bortolani senza paura ormai e con 9 secondi per andare al tiro, contro di lui c'è ancora Alberto Pellizzari, Chillo poi riesce a recuperare il pallone e va per la schiacciata. Qui altra tripla sbagliata da Pellizzari, al secondo tentativo si va poi sotto, proprio da Pellizzari, si prende anche l'ovazione del pubblico. Per un altro caso, qui canto, gran palla di Delaney per Paul Biliga. Contro la neopromossa di Coach Pino Sacripanti che tra l'altro è presente oggi in tribuna, qui ancora Davide Alviti, diciamo così, si prende il titolo di MVP, deciso.